Primo giorno di test tamponi drive-in a Chieti, siamo nei pressi del Palatricale con il responsabile direttore del 118 di Chieti, Adamo Mancinelli. Questa prima giornata, direttore, come sta andando? Sta andando molto bene, in questo momento non abbiamo un afflusso eccessivo, ma è anche vero che è il primo giorno, quindi anche se la stampa ha pubblicizzato tutto, l'azienda ha pubblicizzato tutto, riusciamo a gestirlo ancora con molta tranquillità. Vogliamo spiegare un attimo come si svolge il tampone drive-in, chi ha diritto, chi può venire qui al Palatricale per poter effettuare questo test? Il medico di base ha un sistema, sul sistema del PC ha un software che si chiama Smart Test, lì si fa la richiesta, quindi quando c'è necessità, quando il medico di base o il pediatra reputa necessario, fa la richiesta direttamente con questo software e lì ha l'opzione di poter scrivere o domiciliare se si trattano di pazienti che non si possono uscire fuori, oppure direttamente invece può mettere l'opzione drive-in. Con l'opzione drive-in non fa altro che poi al paziente, alla persona, arriva un SMS su cui viene indicato direttamente l'orario, il giorno e l'orario per cui andare a fare il tampone direttamente al drive-in, in questo caso quello di Chieti o quello di Ortona o quello di Gissi o eventualmente quello di Atessa. I pazienti devono venire qui con la macchina e con il cellulare dove si dimostra che è arrivato l'SMS con l'appuntamento, nient'altro. Poi si avvicinano alla registrazione che noi eseguiamo, oltre questo è finito il loro, devono eseguire solo il tampone ed avere poi la risposta nei tempi, nella tempistica che diciamo non più di oltre i 2 giorni.